freddezza di Buonaiuti adesso in lunetta, e vedremo anche come intenderà difendere Cento l'ultimo possesso da parte di Scafati. Segna il primo Buonaiuti, più due per la Baltur. Tiro libero a questo punto importantissimo. Segna Buonaiuti, tre punti di vantaggio. Adesso vediamo la difesa. Ora di ovviamente Scafati tenterà un tiro da tre punti, tiro pesante, Benzi è chiuso. Battistella, palla verso Rossi che deve tirare da tre punti, ci prova, segna Rossi, è parità, l'ultima conclusione per Cento, sbaglia ancora la rimessa, De Monaco, supplementari, che conclusione clamorosa, il passaggio di Battistella sembrava destinato alla tribuna, ci sono... Tutto poteva essere prevedibile. C'è ancora un secondo da giocare, E gli arbitri sembra finita. Discutono qui davanti alla nostra postazione, coach Petillo e l'arbitro Seghetti. Avete rivisto? Eccolo qua, il canestro. Questo canestro ha una valenza storica proprio da parte di Filippo Rossi. E quella tripla incredibile, queste sono le immagini di Rai Sport, quella immagine incredibile per Filippo Rossi. Ha regalato un sogno ad una grande piazza, la piazza di Scafati, e nei nostri studi c'è il presidentissimo, il patron di Scafati, Nello Longobardi. Benvenuto Nello. Benvenuto, ben trovati voi, grazie dell'invito, è un piacere ritrovarvi. Allora Leo, spieghiamo un po' a quei due o tre che ci stanno seguendo chi è Nello Longobardi. Tu l'hai chiamato presidentissimo, noi lo faremo spesso questo errore oggi, dispiace, però... Nello Longobardi è la pallacanestro a Scafati negli ultimi 25-30 anni. È giato tutto attorno a lui, alla sua grandissima passione, alla sua competenza. È arrivato a Scafati, penso, con la squadra locale in Serie C che battagliava appunto per conservare la categoria. In 12 anni l'ha portata in A1 nel 2006. C'è stata una pausa, una flessione poi con una ripartenza dalla B. È ritornato in Serie A2, attualmente in quello che è il panorama cestistico campano, oltre che nazionale, al netto di Avellino, che l'abbiamo detto, ha festeggiato 19 anni di A1 consecutivi. Scafati è un polo di riferimento intoccabile, e questo grazie sicuramente alla passione del suo patrono. Bello, com'è ti è venuta questa passione troppo per la pallacanestro? Troppo buoni stasera, troppo buoni, veramente. La passione è trasmessa da mio padre, che faceva basket in Serie C. E giocavamo nella villa comunale, io ero piccolo e andavo a vedere, le mie due passioni erano il Napoli calcio e il basket a Scafati, insomma. E la domenica mattina andavo prima alle 11 a vedere la partita in villa comunale dell'allora CS Scafatese Basket, e dopodiché mi trasferivo con amici, anche se ero piccolo, mi portavano a vedere il Napoli in settore distinti del San Paolo. Quindi la mia domenica ideale. Non male. Senti, Nello, abbiamo... un amico al telefono, te lo voglio presentare, chissà se lo conosci o non lo conosci, Mario Canfora. Ah, mitico. Mario. Caro Nello, buonasera, caro Nello. Ciao Mario. Ciao Nello, ci siamo visti da poco, direi che tutto quello che avete detto è anche, diciamo, riduttivo, perché Nello è assolutamente uno dei personaggi non solo più importanti, se non il più importante a livello della Campania per quello che ha fatto negli ultimi 20 anni. Ma anche a livello, insomma, nazionale, perché non dimentichiamo che, insomma, Nello ha portato Scafati in Serie A, una cosa incredibile, veramente incredibile. Ricordo all'inizio, non ci poteva credere nessuno, noi ci siamo conosciuti quando tu facevi la Serie C, caro Nello. Assolutamente sì. Quando tu facevi la Serie C, era un'altra epoca, non c'erano i telefonini, non c'era niente, io pigliavo la macchina da Portici per venire a Scafati a vedere allenamenti e partite. E ha fatto una cosa, insomma, veramente straordinaria, e in quelle immagini che sentivo e che ho visto anche, perché vi vedo anche sul sito internet, grande Mario, anche se leggera differita, era il primo giugno del 2000, correggimi, giusto? Primo giugno 2000. C'ero anche io, e fu qualcosa di assolutamente straordinario, e da lì è nata la grande favola di Nello, di Scafati, di un amico, di una persona che non si è mai stancata di fare pallacanestro. Questo dobbiamo dare atto, perché c'è gente che si stanca dopo un po' di tempo, perché appena vede che le cose non vanno bene tutti vogliono vincere, tutti vogliono fare i campioni, i fenomeni. Nello non si è mai stancato, perché è un amante di questo sport, è un appassionato come pochi,
e quindi basta, Nello, ci devo grazie, cena pagata per tutti, perché oggi mi state veramente emozionando. Devo portare a cena al più presto e basta. Vediamo se verrai tu qui o vengo io dove sei tu a Roma. Sei va trovato. Bene, non c'è problema. È una domanda maliziosa questa? Per invitarti a cena dove ti piace di più. Sto leggendo certe cose, quindi capito, anzi dopo... Hai visto? Ma Mario, fagliela subito, dai, così... Inizia a chiedere subito, anche perché ho visto da poco il presidente attuale della Virtus Roma. Cioè io voglio capire, ma tu vieni alla Virtus Roma? Alla Virtus Roma oppure no? Allora, affianchi Toti in questa avventura in Serie A oppure no? Io sono stato contattato da Claudio, insomma, col quale mi lega un buon rapporto di cordialità. Devo dire che mi hanno chiesto se c'era disponibilità. Ho a Scafati una mia creatura creata, un figlio nemmeno adottivo, sì, proprio un figlio di parto naturale. E da questo punto di vista, un figlio di 32 anni diventa difficile da un momento all'altro cancellarlo. Però devo anche dire che ci sono una serie di problematiche, Mario, che mi portano a guardare un po' oltre, perché un po' di ambizioni ce l'ho, diciamo che siamo fra gli ultimi, fra incassi nella A2, e sto fatto mi va un po' stretto, però anche se il mio cuore, chiaramente la mia passione è colorata di giallo-blu, però Roma è una mia seconda città dove vado a vivere, anche se la mia seconda squadra è abitualmente la Scandone Avellino. Senti. E quindi non mi ha risposto. Ma non lo so, se sono rose fioriranno, ho avuto qualche pur per lei, Claudio mi ha chiamato, abbiamo anche parlato, devo dire che dopo alcune chiacchierate che abbiamo fatto sia al telefono che da vicino, ci siamo ripromessi di vederci in questa settimana. Soddisfatto Mario? Sì, sono soddisfatto, mi sono già arrivate un po' di situazioni di giocatori, allenatori, insomma staremo a vedere. So già che Nello c'ha le idee molto chiare, vi posso dire che Nello entrerà nella Virtus Roma. Oh, la notizia ce l'ha data Mario e non Nello, è possibile? Vi posso dire che Nello entrerà nella Virtus Roma, se non è già entrato, ma lui deve fare questo teatrino, perché lo deve fare. Perché lo deve fare? Sarà Nello uno dei primi a saperlo, Roma, sicuramente Mario. Quindi mi farà piacere vederlo ogni domenica, e Nello vi posso dire che è già molto attivo con gli amici procuratori per cercare giocatori e allenatori da portare a Roma. No, ma l'allenatore ci sta a Roma, è Piero. Ma lui ci sta, però ci è già ci ha dato la seconda notizia. Ci ha dato la vediamo, seconda notizia. Vediamo, non sono così convinto. Ma vediamo. È un mito. Un abbraccio Mario, grazie. Ciao, grazie. Mario, un bacio. Un abbraccio a voi, buona ciao, serata. Mario. Grazie, ciao grazie. Nello, ciao Lucio, ciao Leo. Ciao Mario. Ciao. Però Nello, 32 anni di Scafati, un amore incredibile, una stagione nata in altalena. Noi l'abbiamo raccontata qui a Basket Time, una stagione particolare, strana, tanti infortunati, per quella vicenda che non so come te la sei spiegata. Insomma, facciamo un bilancio di questa stagione. Ma un bilancio che parte con un precampionato bellissimo. Abbiamo perso una sola partita. E questo mi preoccupava, perché la storia ti insegna che da chi da un po' di anni vive nello sport e nel basket, che i precampionati, quando si vince sempre, è un brutto segno per quello che poi è pericoloso. Bravo, eh? Il fatto è che dopo abbiamo incominciato questo campionato con questa sconfitta in casa con Bergamo, che poi si è dimostrata la squadra, la sorpresa vera di tutti e due i gironi, considerato il budget e considerato i giocatori che aveva preso. E da quel momento è iniziato un attimo di... ci siamo subito ripresi la partita dopo a Legnano. Poi ci è arrivato come un treno questa vicenda delle foto dei giocatori nel palazzetto. Quando le viste, che hai pensato? Io devo dire la verità che mi sono un po' arrabbiato, perché l'ho saputo con circa un mese di ritardo. Addirittura devo dire che sia Gino che Guastaferro che l'agente di Marco, Virginio Bernardi, lo avevano invitato subito a togliere queste foto dal sito, dai social di Marco Galvani. Dopodiché lui non le aveva ascoltate, perché pensava in buona fede di non aver fatto nulla. Ci è piovuto addosso sta cosa, e lì è stato un attimo dove per un 15-20 giorni abbiamo un attimo trasferito la nostra idea, il nostro momento di fare basket, a quello di pensare anche ad altro. E lì non abbiamo più ritrovato, si è rotto un po' di rapporto, di feeling con Marco Galvani, e abbiamo dovuto rifare delle scelte. L'allenatore migliore sulla piazza, a mio parere, era Lino Lardo,
una squadra non costruita da lui, con un playmaker rotto come Tommasini, che nel frattempo si era infortunato, cercavamo di recuperare. Due americani, di cui uno completamente svuotato nella mente come Goodwin, che spesso non riuscivamo a connetterlo in modo normale a una partita di basket, l'altro che faceva, che ha fatto poi alla fine 28 di media in casa e 11 fuori casa. Questo insomma ci ha portato a fare un campionato che poi l'abbiamo raddrizzato pigliando Passera, aggiungendo Tavernari, e abbiamo cercato di rimediare facendo un campionato. Poi è arrivata l'altra tegola di Siena. Sì, che ha tolto 4 punti. Ci ha tolto 4 punti, di cui 2 sicuramente meritati, che avevamo vinto meritatamente una squadra al completo di Siena, 2 che avevamo vinto con una squadra a metà, un po' come però tante altre. Quel fatto ci ha portato dal 6º-7º posto al 10º posto. A 2 giornate dalla fine è diventato tutto più complicato. Eh sì, facciamo così, Nello, ti chiedo di avere qualche minuto di pazienza, abbiamo la pubblicità e poi faremo anche dei bellissimi tuffi nel passato. Perfetto. Pubblicità. Bentornati, bentornati a Basket Time, puntata davvero speciale questa, l'ultima di maggio, e vi abbiamo fatto un regalo eccezionale perché nei nostri studi Nello Longobardi, che abbiamo invitato anche a trattenersi dopo la pubblicità. Allora Nello, c'è subito la domanda buona di Leonardo. Prima di tuffarci nella storia, abbiamo parlato di Scafati, della tua passione, abbiamo parlato di Roma con Mario Canfora, parliamo di questa chiusura di stagione. C'è stato un comunicato della società, una sorta di bilancio finale in cui hai sottolineato anche quelle che erano state le problematiche della stagione dovute alle difficoltà nella gestione del campo, oltre al pubblico che chiaramente, come dicevi prima, vi segue meno, quindi c'è anche un problema in cassa. Sono delle perplessità che sono rimaste o hai avuto delle risposte? No, diciamo che a Scafati si è perso un po' l'ardore agonistico degli spalti. Cioè, la 2 è una cosa fuori da ogni logica a Scafati. Il fatto che qualcuno e molti non lo capiscano è per me un fatto gravissimo. Il fatto stesso che nessuno si ricordi che Scafati negli ultimi 20 anni ha girato tutta l'Italia fra 1 e 2, a parte una parentesi in Serie B, questo dimostra che non c'è molta riconoscenza. Io lo so perché nella vita altri fattori me l'hanno dimostrato, però in una società a perdere, dove ci rimetti solo, che porti in alto la tua città, quello che è un po' il tuo cuore, l'appartenenza al territorio, ti dà più fastidio di quando lo fai per un'azienda dove c'è il fine di lucro. Questo punto di vista è una cosa che mi dà molto 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 fastidio. A questo abbiniamo un'amministrazione che non c'è al momento, oggi si vota, e da questo bisogna capire chi sarà l'uomo sindaco, l'uomo che poi l'interlocutore, che fra una serie di nomi candidati ci sono quelli che amano il basket e quelli che non lo amano. Allora, certo, se diciamo che bisogna aspettare domani per capire un po' se queste nubi si diraderanno, abbiamo detto una sciocchezza. Perfetto. Aspettiamo domani, magari sempre a Basket Time vi terremo sempre aggiornati. Però Nello, abbiamo iniziato questa bellissima chiacchierata con delle immagini, le immagini di quel primo giugno del 2000, e devo dire la verità, mi ha colpito molto il fatto che tu, a distanza praticamente di 20 anni, ti sei ancora emozionato, mi hai fatto vedere la pelle, ancora i brividi e la pelle d'oca. Inaspettata, perché per noi avevamo perso quella partita. Stavo parlando col capitano dei carabinieri per vedere come dovevano defluire i tifosi. Ed è arrivata poi questa cosa, loro oltretutto hanno sbagliato a non fare fallo dopo i 2 tiri liberi. Certo. Perché tutti pensavamo, i giocatori loro chiedevano alla panchina, facciamo fallo, c'è stato quell'attimo che non si sono capiti, in cui Pier Filippo Rossi gira e rigira, gli è arrivata la palla in mano, e l'ha messa e dentro. E poi hai detto anche, Pier Filippo Rossi mi ha inguaiato a me. Bravo. Pier Filippo Rossi, ogni volta che mi vede, ogni tanto lo incontro in giro per Italia, soprattutto in Riviera Romagnola, dove lui spazia continuamente, ha questa cosa, dice, ti ho fatto quel regalo, no, tu mi ha inguaiato. Questa è la classica. E allora, il nostro gioco di Basket Time, approfittando della tua presenza, grazie anche a un grande lavoro di Leonardo Balletta, è mostrarti delle immagini. Te le mostriamo e poi tu a ruota libera puoi dirci quello che vuoi. Allora, immagine numero 1, eccola qui. Giovanni Marchetti, promozione in A2. Eccola, la vediamo anche in TV. Spettacolo, perché quella è stata la partita, ripeto, che un po' di capelli in più, sono meglio adesso rasato, questo baffo nero, non è che poi era il massimo.
C'è stata, questa è un'altra. Avevamo il segno di lutto per Mangano. Esatto. E lì si dice che quella tripla di Pier Filippo, entrata, grazie alla sua. Infatti, questa è una cosa, quella classica cosa che non sai che è vera, ma ci credi. E lì e abbiamo affidato tutto in mano a Petillo. Mi ricordo che alla fine delle partite che facevamo nei playoff, i giocatori nell'ambulanza lì fuori si facevano abitualmente vedere subito la pressione e cose per vedere come stavano, perché eravamo rimasti con Michele Scioccati. Marini infortunato, rotto, con i giocatori e quell'altro che si era rotto, un altro giocatore. Eravamo rimasti in 5 ragazzi più tutti juniores, infatti Salvatore Orlando, Andrea Rizzo, Tessitore, Carletto Menzione, tutta questa gente erano dal sesto al decimo di quella squadra. Un po' ne abbiamo parlato prima, perché giustamente è colpa sua. Slide numero 2. Pier Filippo Rossi, spettacolare, subito dopo la tripla. L'uomo che veramente ci ha rovinato la vita, ci ha fatto spendere un sacco di soldi. E non proprio. Doveva giocare, vero? Non doveva giocare, io gli passavo la palla al mattino, che facevamo, lui andò a tirare a provare, e io mi ricordo che andai al campo e lui faceva e tirava i tiri liberi un po' da fuori, da tre, che poi gli è servito probabilmente, e io gli passavo la palla sotto al canestro, e gli dicevo, ma dai, bevi, prova. Sai, considerato che lui poteva giocare l'anno dopo, e che quel fatto poteva diventare quello stiramento, una contrattura estrema poteva diventare uno strappo, il fatto che lui abbia giocato ci ha fatto capire il grande cuore di questo ragazzo. Ci teneva. Molto. Poi un'altra slide, sempre preparata da Leonardo, sono i tuoi allenatori. Lei mi stai offendendo perché non ce la fai, certo. No, infatti questo qua ne mancano una dozzina. È simbolico. Però ci sono quelli delle promozioni, c'è Lillino Ciraci, che penso sia stato il primo, comunque il primo con cui hai vinto, no? Lillino Ciraci ho vinto, sì, abbiamo vinto dopo che abbiamo cambiato con, avevamo Trombetto, un allenatore, Trombino, un allenatore che lo cambiamo subito e vincemmo il campionato con Lillino. Bellissima persona, allenatore di categoria importante, come categoria Serie C che la vinceva spesso, di Mesagne. Poi ci sta Massimo Mangano, il compianto Massimo, veramente un personaggio. Questo più che altro era per capire, Nello, perché c'è stato sempre un rapporto particolare tra te e i tuoi allenatori, no? Tra l'altro non mi dovete dire queste cose. Guardate, Frank Viduccia è stato 2 anni e mezzo con me. C'è un allenatore... No, io ho detto particolare. No. Voglio dire, lo stesso per Perdichiz è stato 3 anni, cioè... Voglio dire che ci stanno gli allenatori, Giulio Cricciolo l'abbiamo preso da Siena dove faceva l'assistente. Sì, con gli allenatori forse quello che ricordo, nonostante abbiamo vinto un campionato, con lo stesso affetto ma con meno feeling è Giorgio Valli. E invece una parola per Antonio Petillo. Mi dico, Antonio Petillo non solo grande allenatore ma soprattutto grande scrittore. Fortissimo. Per i libri che... Il libro uno l'ha dedicato a te, no, tra l'altro? Sì, che oltretutto quando lo lessi la prima volta lui me lo disse, me lo lasciò e se ne andò per paura perché avevo letto che poi aveva anche un po' colorito tutte quelle situazioni tipo le pantofole a vestaglia rossa. Vabbè, però è una licenza poetica. Nello scrittore che giustamente... Ci sta. E anche Antonio fu protagonista su quella panchina. Lui poi alla fine è stato... L'uomo che... E poi creduto promozione. In lui, l'ho lasciato in A2. L'ho lasciato in A2, lo avrei anche tenuto se non fossero iniziate ad arrivare le ambizioni che volevamo andare in A1 e iniziare a costruire qualcosa. E iniziamo a parlare allora Perazzetti e poi... Insomma. C'è uno dei tanti allenatori che sono stati scafati, in 30 anni ci sta, che una volta mi ha detto, Di Nello si parla tanto, però nessuno dice che in 25 anni di pallacanestro lui ha acquisito una competenza che molti presidenti non hanno, quasi nessuno. Lui ha visto tanta pallacanestro, tanti giocatori, adesso conosce il giocatore, non puoi andare da lui e trattarlo come un presidente normale, perché lui la pallacanestro la sa. Io ti dico la verità, io quando ho da vedere, se devo scegliere, a parte il Napoli Calcio che è una passione, se devo scegliere fra una partita di Champions League e una partita di Serie B di basket, mi guardo la partita di Serie B e basket. Grande. Altra slide, la slide numero 4, abbiamo parlato dei tuoi tanti allenatori, figura di quanti giocatori sono passati. Questi sono gli americani, o presunti tali, no? McCollum. McCollum forse è stato il primo, se non sbaglio. Sì, il primo americano. McCollum è il primo americano della storia di Scafati. C'è stato un Sweepy col suo figlioccio che pagammo $30,000 che veniva dal Bronx. Michael Campbell, che pagavamo pochissimo, che lui se lo portò per compagnia, noi lo provammo e ce lo tesserammo. Ed è stato poi uno che ha giocato in Italia 3-4 anni, vabbè, Randolph,
Poi c'è sta Rick Podaca, un giocatore che volevo l'anno prima, disse: io non vengo in A2 perché devo andare in Polonia a vincere il campionato. Poi fece il capocannoniere e non lo vinse. Però disse: l'anno prossimo, se io verrai promosso, vengo, perché io lo volevo in A2 proprio l'anno della promozione. È indeciso fra lui e Wilson. Lui non venne e tenne Terry Wilson. Lui, come è finito il campionato, il primo giocatore che ho firmato è stato Rick Podaca. Che tra l'altro da Scafati poi ha fatto un ulteriore salto di qualità. Poi abbiamo preso Anthony Carter dall'NBA per quelle 12 partite che ci ha lasciato il segno. Poi vabbè, Jamison, Norman Nolan, tanti. Josh Powell, Gigi Datome, a parte gli stranieri, insomma. Che ancora adesso l'ho visto l'altra settimana, sono stato a Vittoria a vedere le Final Four di Eurolega. Lui, purtroppo era solo spettatore. Stava proprio davanti a me. Infatti ci siamo salutati e lui ogni volta che parli dice: grazie che quei 2 anni mi hai preso, grazie a te. Ora, tra italiani, questo è un po' più provocatore, Presidente, ce la conosce, c'è chi ha funzionato e chi è durato magari 2 settimane, probabilmente. Però ci sono anche tanti nazionali, no? Campioni d'Europa. Cioè, alla Scafati è passata veramente mezza Italia della pallacanestro. Sì. C'è sta Valerio qua. Valerio Spinelli. Che abbiamo, diciamo, non lanciato, ma lui è iniziato qui fra Napoli e Pozzuoli. Poi l'abbiamo tenuto per un po' di anni da noi. Gli ha fatto fare anche la GM, la sua prima esperienza. È l'unico che gli ha dato fiducia e lo ha anche ripreso poi dopo, perché quando sì. Poi era andato... E ora te lo ritrovi, mi sa. Ora me lo ritrovo, quando vado a vedere le partite a Roma lo ritrovo sempre. Poi c'è sta Massimo che rimase poco perché... E il Diablo Esposito, un personaggio, Valerio Amoroso. Si narra di questa villa faraonica che lui aveva in costiera e poi si veniva ad allenare, è vero? No, lui la villa faraonica aveva Anthony Carter. Ah. Anthony Carter, questa villa faraonica, avevamo il problema che lui non aveva il gas in costiera amalfitana e ogni volta che si fermava, lui teneva le bombe del gas sempre accese, ogni volta che si fermava diceva che non si allenava perché stava senza gas. Io pregai un amico ristoratore lì a 50 metri di tenere 2 bombole del gas, sempre a portare in mano, che ogni volta che si manca, ti mandi i soldi, però poi manda uno sopra e cambiare. No, invece Enzo mi ricorda ancora un ritorno alla trasferta da Imola, che la famosa, la mitica Gianna De Santis, lui scese per dire: Gianna, devo andare un attimo in bagno su una Pavesi, e aspettarono, dice: ma come, siamo fermati a quella prima? Dice: un quarto d'ora, 20 minuti, Gianna dice: ma non sta a tornare questo, no? E invece lui che aveva fatto con Massimo, il suo autista, se l'era preso, se l'era caricato dietro al pullman e se l'era andato. Così. Quando Gianna lo telefonò a Enzo, diceva: Gianna, ma che vuoi, stai aspettando pulle che patane mia mamma. Cioè, questa. Allora, un'altra slide, questa è la numero 6. Questo è il record, è diciamo. Record. Penso, record Pino. Di presenze, no? Grande Pino, Pino Corvo, il capitano. Adesso speriamo che lui me lo ritrovi l'anno prossimo in A2, se, insomma, da avversario con la Virtus Arechi. Te l'aspettavi che riuscisse a diventare è anche una persona per benissimo, un grande cuore, una persona veramente, lui, il basket è nato per lui e lui è nato per il basket. Secondo me non può lavorare in un ambiente che non sia il basket. Sentinello, di te ne abbiamo parlato, di come scegli gli allenatori, di come magari entri anche in sintonia con allenatori, giocatori. Però la mitologia del basket, 32 anni come presidente di una squadra, dice che sono mitiche le punizioni di Nello Longobardi. Però vi devo dire a tutti e due, e a chi ci vede, ci ascolta e ci vede, che io quando ho preso Giulio Griccioli ad allenare a Scafati, io gli dissi: guarda Giulio, io non amo perdere, che perché ci sta, però dopo poco mi passa, però chiaramente se ne perdi 3 o 4 sei a rischio. E gli si vede che dopo un paio di sconfitte la reazione mia può fare allenamento alle 7:30, alle 8 del mattino. Giulio Griccioli mi guardò, stavamo al ristorante a cena con Virginio Bernardi, mi guarda e mi dice: ma ci fai fare pure tardi, perché Minucci abitualmente ce li fa fare alle 6:30 quelle volte che perdiamo. Loro perdevano molto meno e Minucci non lo faceva sapere, a differenza di Scafati che invece c'è una... Quindi se dovessi... c'era un po' di, come dire, sadico piacere nel punire un giocatore, una squadra, una... No, ti devo dire la verità che il piacere di punire un giocatore non ci sta mai, perché punisci anche te stesso, perché qualcosa non sta andando. Il problema è che devono capire tutti che i sacrifici sono enormi, si va a spendere e qualcuno deve... chiaramente rispettare anche quello che si fa, perché io non punisco il risultato, io punisco l'atteggiamento di certi giocatori in campo, che spesso perdere lo accetta, e che quando guardi le facce di uno, poi per responsabilizzare il gruppo
secondo il mio modesto parere, devi mettere in condizione che pulisci uno per tutti, non va bene. Li pulisci tutti, li punisci, che dopo quando si ritrovano dici guarda che per colpa tua io sto andando così. E questo fatto mi ricorda tanto una discussione che ebbe Randolph Childress con il nostro giocatore Chandler Thompson, che aveva fatto, giocava a Udine, lo prendiamo da noi, che in un problema del genere, Childress aveva dei problemi con l'allenatore, con Frank Vitucci, lui a Teramo fece lo sciopero e Chandler Thompson gli disse, avete fatto lo sciopero, tornate a Scafati e fate allenamento. Chandler Thompson impazzì completamente e se l'ha presa con lui. Questo è per capire che certe volte si sbaglia, ma qualche volta si azzecca. Allora, Nello, davvero abbiamo approfittato della tua bontà, della tua pazienza. È stato un piacere qui a Basket Time averti. So che ora hai altri impegni, però promettimi che ci verrà a trovare la prossima stagione, perché davvero per noi è stato un grande piacere. Io voglio ringraziare Canale 8, il vostro editore, voglio pensare Lucio, Leo, chi fa il basket e chi segue il basket da giornalista hanno, secondo me, due medaglie d'oro sul petto. E devo dire che il basket purtroppo è uno sport minore per chi non lo capisce, ma per chi lo capisce è lo sport più bello del mondo. Grazie a voi, è sicuramente stato un piacere ritornare qui. Noi ti veniamo a trovare, adatto a Scafati ogni tanto, dove vuoi. E comunque io sì, vi aspetto. Tanto di storie ne abbiamo, no? A voglia. Quanti allenatori avevo lasciato fuori? Una quindicina. ne preparo altre. Una puntata faremo un'estate in tre. Ne preparo altre. Grazie. Grazie, Annello Longobardi. Pubblicità.